Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti qui questa sera. Vi do il benvenuto alla prima mostra dell'anno. Eh, questa sera abbiamo due mostre in parallelo: la mostra personale dell'artista australiana Regina Nook, che già tanti di voi hanno avuto il piacere di conoscerla in quanto lavora con noi da oltre tre anni, e la sua mostra personale si intitola New Perspective. L'artista si trova alla mia destra. Vi è gradito un accogliente e un caloroso applauso. Grazie. Eh, le sue opere sono esposte qui nelle prime due sale principali, mentre nella seconda sala è esposta la mostra collettiva dal titolo Emozionarte con le opere della nostra artista svizzera Maria Misselbrook, anch'essa che ci segue da ormai molti anni e con la quale collaboriamo con un grande piacere perché è un'artista anche lei di talento, in quella parete, come potete notare, è racchiuso il suo percorso artistico. Di fronte a lei c'è l'artista americano Richard Katman. Io a questo punto... Eh, ci tengo a presentare il catalogo che abbiamo curato quest'anno interamente eh, dalla parte grafica alla parte scritta in due lingue. Eh, chi avrà piacere di avere questo catalogo, eh, lo scritto critico è stato curato dalla nostra bravissima critica d'arte Virginia Ganucci Cancellieri. Il catalogo è curato in due lingue, in italiano ed in inglese. E in questo catalogo è la monografia della nostra artista Regina, che abbiamo voluto realizzare quest'anno per la sua mostra personale. E qui racchiude tutto il suo percorso artistico, dall'inizio ai giorni nostri. Io a questo punto passo il microfono alla Virginia, la quale vi presenterà, vi darà un'infarinatura della mostra in corso, sia della mostra personale che della mostra collettiva. Vi ringrazio tutti quanti per essere venuti qui questa sera. Vi auguro buon proseguimento con la musica del DJ David Beat, del nostro trombettista Renato Cantini. Grazie, buonasera. Buonasera e benvenuti eh, a tutti, eh, anche un ringraziamento speciale agli artisti che ci hanno onorato della loro presenza e eh, benvenuti soprattutto a questo doppio appuntamento con l'arte. Eh, la prima artista eh, che vorrei introdurvi nel nostro tour è eh, Regina Nook, che appunto come vi spiegava Angela espone nella prima sala e nella seconda. Eh, Regina Nook è un'artista eh, australiana ormai a Fermata da tempo nel panorama internazionale contemporaneo e è un'artista originaria di Singapore che ormai vive e lavora da lungo tempo in Australia. E le cui opere sono presenti in numerose collezioni, sia private come quella di Eric Clapton, eh, che in organi di governo e mh, università. Regina Nucca è già stata presente in passato presso la Galleria 360, è già esposto eh, anche in altre personali e eh, indubbiamente eh, quello che connota l'artista è questa cifra sempre stilistica particolarissima che è in grado di elaborare con estrema originalità suggestioni tratte, pensate un po', in parte dall'arte romanica, ma anche dall'arte indiana, dall'arte moghul. Ecco che quindi queste suggestioni vengono rielaborate in maniera estremamente originale, eh, scaturendo in opere che si contraddistinguono da una grande, eh, con una grande autenticità, genuinità e freschezza. Però chiara sempre la volontà un po' di emanciparsi da quelli che sono i dogmi estetici, eh, gli stilemi eh, stilistici e cioè, in alcune opere si può cogliere un po' quella, quei rimandi alle tendenze della pittura naif. Eh, quello di Regina è uno stile che ovviamente nel corso del tempo ha conosciuto varie fasi che appunto sono ben illustrate anche proprio per sezioni nel catalogo, però rimane sempre eh, un minimo comune denominatore, un, un elemento che non cambia mai. Questo elemento è un po' il modus operandi di Regina, cioè eh, qual è il punto di partenza delle sue opere? Il punto di partenza in realtà è la vita quotidiana, eh, ovvero eh, Regina Nuc, osservando attraverso le esperienze e le osservazioni personali, realizza le sue opere che quindi diventano un mosaico di piccole storie, storie quindi scaturite dagli immediati dintorni della vita della pittrice. Quindi è una cronaca del presente, sì, però è una cronaca del presente trasposta sempre in scenari eh, un po' fantastici, come vedete nella prima opera, ad esempio, eh, nella prima stanza, proprio all'entrata. Quindi c'è, vero, questo fascino un po' fiabesco che rimanda eh, in parte alle favole pittoriche di Chagall, o può avere lontani richiami con quel candore arcaico, le stilizzazioni del doganiere russo. Però in quest'ultima serie, in questa mostra appunto dal titolo New Perspectives, questo fascino fiabesco un po' declina, soprattutto nei dipinti di questa sala. Declina e sfuma in un'apertura verso una dimensione più introspettiva, più interiore. Da qui il titolo New Perspectives, nuove prospettive. Perché in effetti, come ehm, afferma la stessa artista, prima di tutto c'è un'evoluzione, eh, un'evoluzione che nasce da un cambiamento interiore, quindi da un nuovo modo di vedere le cose, di vedere il mondo. Ecco che dunque in questi dipinti, rispetto alle serie del passato, c'è più spazio alla riflessione. Alla ricerca di nuove tonalità emotive e spirituali. E' ehm, è una serie molto concentrata anche sui ritratti, e ritratti che emergono quasi silenziosamente, con calma, da questi fondali oscuri, eh, caratterizzati da questi ricercati proprio eh, tra passi chiaroscurali. Ecco dunque sono opere ehm, che partono da sfondi bidimensionali, con, arricchite da questi giochi di luce che sembrano quasi trasformare figure e forme. Quasi in miti, in emblemi, eh, però sono opere dove l'artista in un certo senso sembra negare ehm, una coscienza razionale di tempo e spazio. Non c'è più tempo, non c'è più spazio. Quello che rimane sono dipinti ehm, che si mostrano come finestre aperte sul mondo, eh, dalla quale poi passa, eh, circola completamente, come diceva Marc Chagall, l'aria colo dal colore blu, l'amore ai fiori. Ecco, quindi sono opere in effetti che si aprono un po' a queste nuove dimensioni più interiori. E questo invece per quanto riguarda appunto la mostra di Regina Nook, ma eh, come vi ha anticipato anche Angela, qui noi abbiamo un doppio evento, un doppio evento artistico con la mostra anche collettiva Emozionarte. Emozionarte i cui protagonisti sono Maria Misselbrook, che è qui con noi, e che ringrazio anche a nome di tutta la galleria per la presenza, e Richard Katman che purtroppo non è potuto essere presente. Eh, Maria Misselbrook è un'artista fuori da ogni etichetta, possiamo dire, non, non si può eh, inserire eh, la sua, eh, le sue opere in qualsiasi categoria, come eh, mi è stato raccontato anche durante l'intervista che vi invito a vedere eh, tra pochi giorni sul sito. È un'artista indubbiamente di grande talento, eh, dotata di una sorprendente energia creativa e c'è soprattutto questa indole eh, proprio di continua sperimentazione. E dunque l'artista secondando in un certo senso questa, questo spirito eclettico. Eh, trasforma ogni opera in una nuova avventura, potremmo dire, in un certo senso, e eh, quindi si serve, questo la porta a servirsi di eh, strumenti e materiali diversi, quindi siamo, eh, non per forza eh, la grammatica compositiva della pittura viene seguita in maniera ortodossa, eh, perché prima di tutto c'è ehm, libertà, c'è istinto. Quindi questo è quello che prevale e eh, questo porta l'artista a servirsi appunto, come dicevo prima, di tecniche e materiali diversi che in alcuni casi, eh, come nell'opera centrale, porta a creare anche degli effetti, delle suggestioni tattili, degli improvvisi eh, rilievi e profondità. Ecco, ancora qui la, la voglia un po' di... Ehm, non, non confinare per forza la pittura nei canoni tradizionali. Eh, oltre a questo eh, c'è anche un altro principio importante e fondamentale che è quello estetico. Eh, prima di tutto c'è una ricerca estetica di bellezza, un appagamento quindi edonistico e dei sensi. E, eh, un ulteriore fondamentale elemento è l'interesse, la predilezione per alcuni particolari eh, colori. L'artista parte di impeto di distinto eh, con un determinato colore e poi segue l'opera un po' nel suo evolversi e come mi spiegava prima non c'è un progetto eh, definitivo già diciamo preimpostato. Ecco, dunque nascono opere eh, dove potete osservare colori eh, selezionati, c'è cioè il rosso, l'oro, ma soprattutto il nero. Anzi, dopo vi invito eh, ad andare giù nella sala espositiva al piano terreno dove troverete al piano inferiore dove troverete altre due opere dell'artista eh, giocate tutte sui colori sul nero sul blu scuro su colori molto profondi e sono colori che ehm, nelle opere di Maria Misselbrook acquistano una forza evocativa estremamente unica, particolare eh, se le osservate da vicino vi daranno proprio l'impressione quasi diventano l'emblema di quella di quello stato primordiale dove tutto può accadere, di quella dimensione proprio iniziale, uno spazio nero indipendente eh, dove l'immaginazione si può eh, liberare e non è quindi un nero o mh, non sono colori di un, che evocano una pausa, una fine, ma anzi si aprono a infinite possibilità. Ecco per questo che eh, i dipinti di Maria Misselbrook indubbiamente sono opere caratterizzate da questa impareggiabile energia creativa, ma allo stesso tempo sono in grado a un osservatore attento di eh, riuscire a instaurare un dialogo, un silenzioso indialogo interiore con l'opera. L'ultimo artista invece in mostra è Richard Gatman eh, che espone su questa altra parete, parete della terza sala, è un artista americano eh, che unisce eh, la propria passione dell'architettura al eh, suo lavoro come architetto paesaggista. Allora, queste opere esposte sono due opere di grandi dimensioni che nascono, eh, da, eh, vengono realizzate durante il soggiorno dell'artista in Toscana, eh, presso una residenza d'artista. Ecco dunque la capacità di Richard Catman di riuscire in qualche modo a tradurre questa esperienza toscana in eh, questi vivaci e vibranti proprio ritmi cromatici che potete osservare in queste due opere dell'ultima sala in effetti il colore eh, è il centro di tutta la composizione per Richard Katman, è il medium scelto proprio eh, dall'artista per indagare la realtà ma anche e soprattutto per sondare i dedali dell'anima Ecco dunque che in un'opera eh, come quella di Richard Catman la narrazione pittorica eh, si dipanerà, si svilupperà a questo punto nel, attraverso le trame, attraverso la fitta tessitura cromatica che, se osservate, è estremamente densa, è, è molto è quasi impenetrabile. E eh, si tratta di eh, forme e colori che si uniscono, si amalgano in maniera estremamente libera e che portano quindi alla definizione di una pittura eh, che ovviamente va verso l'astrazione, ma un'astrazione però sempre ammantata da. Una sorta di lirismo, potremmo dire. Eh, perché in effetti, se osservate bene, c'è proprio questa gestualità pittorica, eh, così ancora una volta spontanea, eh, così vitale, eh, che in qualche modo mh, rivela la volontà dell'artista proprio di aderire appieno alla bellezza, alla pienezza della vita. Ecco dunque, eh, Richard Catman, che nelle sue opere alterna pennellate sai tanti, a stesure invece più ampie e materiche, ehm, sempre però riuscendo a creare eh, in un certo senso opere che ci traghettano verso ehm, visioni di gioia, dove eh, si contemperano sempre da una parte spiritualità e sensualità, ma che sono soprattutto sempre attraversate da questo fremito di vita. Quindi eh, vorrei concludere eh, con una piccola eh, postilla, per così dire: eh, ovvero che indipendentemente da mostre personali o mostre collettive, eh, stasera eh, sono esposte tutte opere che, grazie alla magia dei colori, alle, alla potenza della forza creativa, alle tonalità eh, em emotive e spirituali, ecco, sono opere eh, sicuramente che. Eh, sono in grado di far vibrare l'anima, eh, cioè di arrivare in profondità e quindi di scuotere lo spirito e sono un po' come ehm, sono tutte opere soprattutto che riescono a spalancare la finestra della nostra anima come una folata di vento improvvisa e quindi eh, sono opere soprattutto che hanno questa grande particolarità e pregio a mio parere che è quella di creare una magia straordinaria ovvero quella di ammorbidire Emozionare. Grazie.